Io parlo in rappresentanza della cooperativa sociale Onlus Avicina Sapienza in Tavola. Come dice la parola, ci occupiamo di mangiare di cibo e siamo una cooperativa un po' particolare perché siamo sorti nel 2004 all'interno della casa di reclusione di Milano Bollate. Penso che molti di voi già la conoscano, è una casa di reclusione piuttosto conosciuta perché è risultata addirittura la migliore a livello europeo, non solo italiano. In realtà, come ha sempre detto la direttrice che abbiamo avuto per molti anni e continua a dire l'attuale direttore, la casa di reclusione di Bollate non fa altro che sforzarsi di applicare quello che la legge già prevede che è disatteso in altre situazioni. La nostra cooperativa, diciamo che è la storia di una sfida, che credo sia la sfida che debba esserci in questi anni. La sfida è quella di riuscire a coniugare l'estrema professionalità anche nelle situazioni delle cooperative sociali, anche in una situazione di onus. È molto importante perché nel nostro percorso ci siamo accorti che quello che fa proprio la differenza per ridare la reintegrazione delle persone in stato di detenzione è consegnare loro nelle mani una vera professionalità nel settore in cui ogni cooperativa o azienda opera all'interno del carcere. Svolgiamo tre professioni, cuciniamo il pasto per i detenuti, 350 persone al giorno. Significa aver dimostrato al Ministero che c'è anche un risparmio, è stato conteggiato di 43.000 euro in un anno a fronte della metodica differente di far cucinare direttamente dal detenuto assunto direttamente dal Ministero e controllato poi dalla Polizia Penitenziaria. Produciamo pasticceria e pizzeria da asporto per tutta la popolazione carceraria a un prezzo calmierato e la nostra vera fonte di reddito che ci ha consentito in questi 8 anni di mantenere tra gli 8 e i 10 detenuti assunti col contratto delle cooperative sociali, quindi con regolare cedolino di stipendio, è la produzione dei catering per tutti gli esterni. Oggi siete voi, possono essere matrimoni, feste private, aziende. Orgogliosamente siamo stati assunti anche dall'Accademia Italiana della Cucina per il loro pranzo di Natale 2 anni fa, ci ha assunto il Politecnico di Milano per l'inaugurazione dell'anno accademico per 500 persone e questo lo dico con estremo orgoglio perché è quello che io, quale responsabile, devo ritornare alle persone che sono assunte. Dico sempre, la società non è pronta e non sa integrare le persone che momentaneamente sono state fermate. Bisogna imparare a sporcarsi di carcere, è diventato proprio un mio must che continuo a ripetere. La società se non impara questo e lo teme soltanto in carcere non recepisce che il carcere fa parte della nostra società, perché solo temporaneamente queste persone sono state allontanate, ma ritorneranno. Se non impariamo questo e se svolgiamo solo o interventi pietistici, faremo solo che un danno, ma non solo alle persone ristrette, ma a tutta la società. Quindi io adesso vi invito innanzitutto a degustarci con il coffee break. E poi, se volete saperne di più, Bollate apre sempre le sue porte per accogliere e far visitare le nostre realtà. Grazie innanzitutto.